Benvenuta Isabella. Ascolta, ti chiediamo se ti va di raccontarci per 5-6 minuti l'esperienza della città metropolitana di Cagliari, concentrandosi sull'aspetto tecnologico, insomma, sull'utilizzo della piattaforma che avete utilizzato. Sì, volentieri. Inizio a condividere delle cose, faccio giusto un preambolo, sarò super breve, ma mi interessa farvelo per farvi capire come fondamentalmente l'OpenGov è la piattaforma che ha aiutato a passare da un livello molto strategico e teorico a un livello molto pratico. Noi siamo partiti nel 2019 con la redazione del nostro piano strategico metropolitano, che già era uno strumento ampiamente condiviso sotto il profilo territoriale, perché abbiamo fatto dei living lab, dei tavoli congiunti, abbiamo in 2 anni scritto un progetto con un approccio intersettoriale multiscalare, ma soprattutto partecipativo. L'abbiamo fatto con 17 sindaci, che ci compongono, cioè dei comuni che ci compongono, 2.300 cittadini che comunque portavano, diciamo, un'esperienza tangibile a livello, per esempio, di imprenditoria o comunque di interessi, 400 stakeholder privati e pubblici, quindi enti pubblici capaci di prendere decisioni sul territorio, e 120 imprese e professionisti. Chiaramente la platea è stata più ampia, solo che questi sono quelli che, diciamo, concretamente ci hanno aiutato a scrivere i nostri progetti. Tralascio molte parti, siamo riusciti quindi a dotarci di uno strumento che appunto ci orientava ad essere una città innovativa, sostenibile e resiliente. La cosa che mi piace di più però è sottolineare che questa sostenibilità per noi era sui quattro livelli, quindi ambientale, era sicuramente una sostenibilità di natura finanziaria, una sostenibilità sociale, perché comunque abbiamo testato il nostro piano rispetto agli indicatori dell'Urbes, ma soprattutto lo era di governance. Ecco perché abbiamo, diciamo, inizialmente fatto un percorso di condivisione con tutti i comuni, che già ci ha aiutato a prendere le politiche e i progetti emersivi che sono nati dalla scrittura del piano strategico, li abbiamo messi dentro un gel database. Abbiamo obbligato da subito gli uffici tecnici e i comuni a negoziare, in maniera tale che riuscissero a disegnare un sistema concreto e coeso di sviluppo del territorio. Vi dico questo perché quando è uscito poi il piano nazionale di ripresa e resilienza, siamo riusciti a sfruttare questo approccio, in maniera tale che questi disegni diventassero realtà e diventassero dei progetti concreti. Tutti questi progetti, queste politiche per noi sono infatti azioni di sistema che guidano e orientano le decisioni della governance, quindi orientano la parte politica a determinare dove spendere i nostri soldi. Io sono un urbanista, ormai non credo più nella pianificazione vecchio stile, credo nell'unione di progetti intelligenti che concorrano a un certo tipo di obiettivo comune. Queste azioni di sistema, come vi ho detto, le abbiamo testate nei vari indicatori, e tra le più importanti ce n'erano due, che vi cito perché sono pertinenti rispetto all'esempio che vi farò: l'anello sostenibile, che è la nostra risposta all'adattamento al cambiamento climatico, quindi un insieme di infrastrutture blu e verdi, che permettono alla città di adattarsi al cambiamento climatico con l'imposizione nei progetti di opere pubbliche delle Nature Based Solution. E poi l'ABMET, tutto il territorio, ci ha chiesto di creare un'agenzia urbana che fosse in grado di essere il luogo dove collezionare dati, quindi creare un osservatorio per aumentare la consapevolezza del nostro territorio, delle nostre qualità, delle nostre risorse potenziali, ma soprattutto fosse il luogo dove determinare in maniera sistematica lo scambio tra parte pubblica e parte privata e tra cittadini e istituzione. Questo l'abbiamo fatto creando appunto l'ABMET. Abbiamo risposto al nostro anello sostenibile tramite un piano urbano integrato, una missione del PNRR che ci ha visto soggetti attuatori per 101,2 milioni di euro. Abbiamo scelto 33 opere, tutte collegate sotto il profilo fisico e chiaramente concettuale, nell'unica risposta che vi dicevo all'adattamento al cambiamento climatico. Tra queste opere ce n'è una nello specifico, che è il canale navigabile della città di Cagliari, che è un link, diciamo, tra i parchi urbani, che poi ho messo in consultazione nella piattaforma appunto Partecipa. Solamente lui è un progetto da 7 milioni e 8, è un'area da rigenerare che era molto attenzionata dai cittadini perché normalmente, diciamo, rappresenta un refuso urbano, un'area che nessuno riesce più a vivere. Avevano tante idee, tante potenzialità, molti enti che ogni tanto si risvegliavano con una competenza in merito, ma nessuno che in maniera sistemica abbracciasse il progetto a 360 gradi, considerando che il canale aveva bisogno di essere anche dragato.
non vi, chiaramente non entro nel merito del progetto perché mi interessa più che altro mostrarvi il merito, cioè il metodo. Noi avevamo individuato nel progetto di fattibilità, quindi nel masterplan dell'anello, anche il progetto di fattibilità del canale con l'individuazione delle fermate, che poi abbiamo messo in consultazione pubblica. L'abbiamo fatto tramite la piattaforma Partecipa, grazie alla visione ad un progetto pilota che col quarto NAP abbiamo condotto con il Forum SPA e col Dipartimento di Funzione Pubblica. Da questo progetto di fattibilità tecnico-economica, grazie alla consultazione, siamo arrivati al progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato. Vi racconto anche questo aspetto che appare molto tecnico, ma è molto importante per far capire che tutta la consultazione mi è stata utile per ottimizzare la mia progettazione, che poi sta andando in appalto integrato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'AMMET è quindi per noi non solo un laboratorio metropolitano, un hub di partecipazione pubblica, lo è mediante la piattaforma, ma adesso è diventato anche un luogo fisico e digitale a 360 gradi. Partivamo quindi dall'azione di sistema del nostro piano strategico. Dal 2021 abbiamo attivato questo progetto di Open Gov con il Dipartimento di Funzione Pubblica e col Formez. L'abbiamo fatto da prima informandoci e comprendendo com'era strutturata Partecipa, quali erano le potenzialità, facendo un percorso di formazione che ha visto diciamo tutti i comuni, ma anche soggetti del terzo settore e i progettisti dello stesso canale, parte integrante di un percorso di diciamo implementazione della consapevolezza rispetto ai principi dell'Open Gov. E poi abbiamo provato a sperimentare tramite alcuni strumenti quali Mural e la piattaforma Partecipa nei percorsi di consultazione. Ci tengo a precisare che il progetto di LabMet, oltre a far parte del progetto pilota del Dipartimento di Funzione Pubblica, è stato finanziato nell'acquisto della piattaforma da parte della città metropolitana e il rilascio nel nostro sito istituzionale alla quale ci si accredita mediante SPID. L'abbiamo acquistato mediante i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione. E adesso siamo anche progetto bandiera del prossimo POR FESDR della Sardegna 2021-2027. Proprio perché stiamo da questa piattaforma creando anche un luogo e un osservatorio in pietra stabile. Abbiamo affidato l'AVMET ad un servizio tecnico che è stato la gara è stata vinta da diciamo alcune spin-off universitarie sarde, nello specifico Sardac e Tamalacà, più Avanzi, che secondo me è una tra le realtà diciamo più importanti a livello nazionale in merito all'attivazione sociale e alla rigenerazione urbana e dei territori. Già nella fase di sperimentazione della consultazione del progetto pilota avevamo compreso l'importanza di osservare, quindi di mappare i dati. Abbiamo creato un GIS in cui abbiamo mappato tutte le risorse potenziali che potevano implementare il mio progetto. Dopodiché abbiamo anche capito l'importanza della comunicazione. Non da ultimo l'importanza di un luogo fisico o digitale comunque di confronto. Abbiamo attivato la piattaforma pubblica e abbiamo attivato una serie di partnership. Ora vi porto a vedere alcuni contributi che per me sono molto importanti. Non entro tanto nel merito della consultazione perché insomma non mi voglio dilungare. Vi voglio dire che per esempio però nell'ambito di una delle consultazioni che abbiamo fatto, quella del canale, abbiamo mixato la partecipazione tramite la piattaforma Partecipa, alla quale sono arrivati i contributi che mi hanno aiutato, come ho detto, a perfezionare il progetto, nel posizionamento delle fermate, nei materiali, nella volontà di creare questo percorso come un percorso esperienziale, quindi artistico, è dentro il mio capitolato, quindi ho destinato una quota a parte di risorse per i lavori anche di installazioni artistiche, quindi sono arrivata addirittura a influenzare la progettazione, insomma, in natura tecnica con questo tipo di input. Abbiamo anche fatto un laboratorio fisico con un workshop con gli studenti universitari che venivano da tutta Europa e ci hanno aiutato a comprendere quale fosse l'aspetto diciamo predominante nel vivere le loro città che avevano dei canali. Abbiamo attirato anche l'attenzione di Eurocities, che forse molti conosceranno, che hanno rappresentato il progetto del canale come un progetto di rigenerazione urbana, non solo fisica, ma anche diciamo a livello di comunità, proprio perché la partecipazione è stata lo strumento per redigere il progetto. Non vado oltre se non dicendo che la consultazione è stata divisa in fasi. Abbiamo fatto una prima fase di questionario, diciamo chiuso con delle domande, che quindi c'è stata anche strumentale per far comprendere meglio il tema,
chi partecipava, a chi avrebbe partecipato alla consultazione, abbiamo pubblicato il report e poi abbiamo lasciato uno spazio per il box delle proposte, le quali ognuno ci ha potuto dare più liberamente materiali o progettualità. Non mi dilungo quindi, vi dico che il progetto, quindi, come vi ho detto, è stato influenzato, abbiamo messo colonnine di ricarica, è un progetto sostenibile a 360 gradi, abbiamo comprato le imbarcazioni elettriche anche su suggerimento dei singoli che ci hanno chiesto di poterle guidare in maniera autonoma e quindi di poter usare la barca dal primo momento. Ora abbiamo indetto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico rafforzato, la conferenza di servizi con tutti gli enti e stiamo proprio in questi giorni appaltando i lavori di quest'opera che verrà conclusa nel 2026. Mi preme mostrarvi, giusto, vi porto 30 secondi ancora, vi rubo 30 secondi online per mostrarvi due cose. La prima è la piattaforma che è stata rilasciata sul nostro sito, che come potete vedere ho potuto utilizzare rispetto ai colori canonici del mio sito istituzionale. All'interno vedete vari processi, c'è un altro di cui sono molto contenta. Abbiamo chiesto a tutta la città, nella candidatura di Cagliari Capitale del Verde a livello europeo, siamo stati finalisti l'anno scorso, di partecipare dandoci una serie di contributi. Abbiamo raccontato il processo, quindi abbiamo fatto diffusione di contenuto, abbiamo chiesto ai progettisti di tutta la città e qualunque persona volesse partecipare a questa grande call di mandarci alcuni progetti chiave. Li abbiamo presi, li abbiamo utilizzati nel report di candidatura per la comunità europea, utilizzando la stessa quindi come strumento anche per reclutare engagement, cioè per favorire l'engagement del territorio rispetto agli elementi più sfidanti. Abbiamo recentemente lanciato anche la nostra landing page con del materiale podcast sul laboratorio, l'ho trovata laboratoriometropolitanocagliari.it. Vedete che ci siamo un po' umanizzati e quindi non solo rilanciamo chiaramente alla piattaforma, abbiamo strutturato i nostri ruoli all'interno di questo laboratorio che è nato appunto in adesione all'OpenGov. Abbiamo la sezione osservatorio che in questo momento sta mappando, grazie a tutti i comuni, per esempio tutti gli spazi verdi per fare dei progetti di forestazione diffusa sul territorio. Abbiamo una sezione di ricerca che fa delle analisi di comparazione tra le varie città e che comunque cerca di stimolare il confronto e che lancia tutte, diciamo, le call di partecipazione. Abbiamo una sezione appunto di partecipazione che si appoggia allo strumento di partecipa e che produce però anche una serie di laboratori in presenza, proprio per stimolare il continuo scambio e la continua evoluzione. Ultimo, non ultimo, stiamo per aprire una consultazione stabile, quindi perpetua, su uno dei progetti che tocca, diciamo, i nostri partner. Noi come LabMed ci siamo uniti all'Università di Cagliari e nello specifico al Dipartimento Unica Crea, che si occupa di stimolare gli start-upper e di fare incubatore di impresa per i giovani professionisti che vogliono diventare giovani imprenditori. Per noi è molto importante che questi percorsi di partecipazione riescano ad ascoltare le giovani leve per fare lo sviluppo del territorio proiettato nel futuro. Quindi ci siamo gemellati con Unica Crea, che nel frattempo ha lanciato una call che, in occasione di un grande evento sulla sostenibilità che si chiama IGOS, ha lanciato una call che si chiama Good Life Cagliari e in maniera perpetua abbiamo deciso di aprire una consultazione per cui tutte le persone, tutti i partner, tutte le persone che ci vogliono raccontare come Cagliari rappresenta una chiave di un progetto di vita felice, in un luogo dove si vive bene, ce lo potranno per sempre raccontare in una consultazione perpetua. Ci siamo gemellati e abbiamo deciso di utilizzare questi strumenti in pianta stabile. Grazie mille, spero di non avervi annoiato così tanto.